Spero che qualcuno mi avvisi quando terminerò. Vuoi sfidare la sorte, soldato? Merda, l'ascensore si è bloccato. Chi è così idiota? Brutto segno, non so. Lasceremo che quei banditi arrivino ai pod per primi depredandoli. Rilassati, nessun pod è atterrato. Oh, grazie a Dio! Cazzo, finalmente hanno mandato una mutazione! Come si aspettano che possiamo mantenere questa stramaledetta? Non sono qui per voi. Oh. Ah, porca merda! Ci servirebbe il tuo aiuto? Abbiamo perso i contatti con il campo di taglialegna nella valle. Per quel che ne so, i miei potrebbero essere stati ridotti a polpette da quei maledetti mostri! E i campi di disboscamento? Qualcuno è andato a controllare? Certo che ho mandato qualcuno! Mi serve quel legno per fortificare le trincee! Ogni minimo ritardo ci costa delle vite! Ma i miei non sono mai tornati indietro. Ascolta, lo so che hai da fare, sei una cazzo di mutazione! Ma potresti aiutarmi? Scoprire che è successo? Io ti darò una parte della grana. Ti aiuterò stavolta, ma che non diventi un vizio. Lo sapevo! Quei bastardi si sniffano la mia roba! Non è possibile che abbiano... Cullen, dov'è esattamente il campo dei taglialegna? Scendi con l'ascensore nella zona principale. Ehi, mutazione, mi senti? Devi scoprire che diavolo sta succedendo lì. Dobbiamo tornare al lavoro. Sì, ti sento. Sono un uomo d'affari, capisci? Ho dato delle garanzie. Garanzie che non vi posso rimangiare. Quindi... sicuro. Avrà la sua prima spedizione domani. Corrigan? Non lo sa ancora, ma Cullen ha appena perso la sua attività. Corrigan gestirà meglio il commercio del legname e noi ricaveremo più soldi. Perché Corrigan dovrebbe gestire il campo di taglialegna? Thank you.
cavarsela con Corrigan! Thank you.
Ok, d'accordo, andiamo. Ancora nuovi padroni? Nuovi padroni? Cos'è successo ai vecchi? Io non lo so. C'erano dei tizi, di Corrigan, credo. E li hanno uccisi tutti. Ma non importa, noi eseguiamo gli ordini. Facciamo legna, portiamo acqua. Non importa chi ha la frusta. Ok, fanculo tutto, ci sono solo io qua. Ora sei libero. No. Cosa? No, fammi restare. Mi manderanno a combattere nelle trincee. Qua invece lavoro e basta. E poi mangio bene. Ti prego, credimi. Ok, d'accordo. Immagino di dover avvertire Cullen di questo casino. Spero che qualcuno mi avvisi quando termino. Non possiamo permetterci. No. Sei tu. No. Sì, è buono. Puoi fare. Sì, devo riuscire. Non si può. Ho trovato il campo. I tuoi operai stanno tutti quanti bene. A quanto pare di lì è passato Corrigan. Corrigan! Merda! Dovremmo essere alleati, porca puttana! E mi deruba così! Ma che cosa cazzo? Oh! E tu? Hai ucciso tutti i suoi uomini! Maledetto Corrigan! Adesso mi crocifiggerà! Ascolta, se lo vedi devi dirgli che io non c'entro niente con questa storia! No, non lo farò, dammi la mia ricompensa e basta. Ho chiuso. Dai, su! Dì a Corrigan che non è stata... Non è giusto, dai! Oh, si mette... Molto male! Ma non è stata colpa mia! Ah, porca merda! Ci servirebbe il tuo aiuto? Abbiamo perso i contatti con... il campo di taglialegna nella valle. Che cazzo stai sniffando? Non ci credo che qui sia concesso. Concesso? Scherzi! Ci mandano nella zona del relitto se non l'assumiamo. È l'unica roba che ci fa dimenticare la fame. Dicono che ti venga il cancro. Dopo una dozzina d'anni.
ma nessuno vive mai abbastanza da fregarsene. Lo sapevo! Quindi non ci resta che scegliere tra calde e corde. Gliel'ho detto. Anche se avessimo di nuovo il legname, cosa cambierebbe? Ci sono troppi banditi sulle nostre rotte e non possiamo combatterli. Merda. Se avessi poteri del genere, non me ne starei a combattere altre mutazioni come Seth. Me la spasserei, cazzo. Splendido. Giorno e notte. Ruberei molta più roba degli altri. Per nostra fortuna ne sei una Speriamo che quei banditi arrivino ai pod per primi depredandoli. Rilassati, nessun pod è atterrato qui vicino. Non c'è speranza. Thank you.
qualcuno! Aiuto! Ehi! C'è qualcuno? Sono intrappolato nella segheria, con mostri dappertutto! Mi sentite? Non vorrete lasciarmi morire qua dentro? Ho sentito qualcosa? No. Non calpestare il vomito. Dammi da bere, muoio di sete. Ugio capisce che quando non stai facendo del male per Ugio, fai del bene. Bersaglio neutralizzato. È un piacere fare affari. Hai un talento naturale per le armi. Dammi da bere, muoio di sete. Sì, e quindi? Che dici se aggiungo una garanzia di posto? Le bestie! Arrivano le bestie! Diceva sempre che gli altri erano...
Li vedo, in agguato su quel crinale. Let's go.
senza ricordi del passato, il futuro ha poco senso. Se dovessi trovare qualsiasi cosa della vecchia terra, c'è una casa che l'aspetta. L'Apollo 11. Ricordo dei vecchi filmati di quell'uomo che cammina sulla luna. Lo mandavano all'infinito al centro di reclutamento mentre mi valutavano per la Flores. Per motivarci, credo. Beh, atterrare su una roccia nello spazio per la prima volta fu comunque una vittoria. Come nessuno può negare che aver attraversato lo spazio profondo fino a qui sia stata una vittoria. Solo che più si vive, più una vittoria diventa una sconfitta. Ho sentito parlare. Sembra che tu stia scrivendo. Con me, negli anni a venire la gente vuole sapere cosa è successo. Grazie ancora per aver preso chi ha ucciso il signor Cielo. La schiena a pezzi.